Salve ragazzi e bentornati in questa, diciamo, in questo commentario dopo la partita Inter-Napoli finita 0-0. Che dire, è stata una partita povera di occasioni, ci sono stati tre tiri in porta da parte dei nostri, soltanto tre tiri in porta da parte dei nostri, 11 da parte del Napoli, ma soltanto uno nello specchio per noi e due nello specchio per loro. Quindi ci sono stati poche vere occasioni, soltanto quindi tre occasioni totali vere e proprie da gol in tutta la partita. Quindi una partita, diciamo, povera di occasioni o comunque di belle giocate. Ci sono stati soltanto un cartellino giallo per noi e tre per loro. Quindi falli 10 per loro e 9 per noi. Quindi una partita, diciamo, tutto sommato abbastanza equilibrata anche dal punto di vista, diciamo, dei falli, ecco, dei contrasti. Il dato che mi preme però farvi notare è il possesso palla. 65% Napoli e 35% Inter. Sembra Barcellona contro, non so, Las Palmas, contro il Getafe, non so. Abbiamo fatto veramente ridere da questo punto di vista. Partiamo subito, diciamo, con le pagelle. Allora, Handanovic. Per me Handanovic voto 6,5. 6, 6,5. Non ha fatto, diciamo, granché, soltanto due parate appunto sui tiri di Insigne. Ma poi niente di eccezionale, cioè è stato abbastanza lasciato in pace, ecco, per questa partita. Nessun danno abbiamo subito dai cross né dai tiri che il Napoli ha fatto. Un'altra cosa importante da ricordare è che appunto Handanovic è un portierone di quelli veramente con la P maiuscola, però la difesa dell'Inter fa molto molta fatica a contenere gli attacchi delle squadre avversarie e quindi molto spesso anche a lui capita di fare paperate. Solo che mettendolo a paragone con Alisson, sapete, forse il portiere brasiliano è un po' più forte del nostro Handanovic. Adesso come adesso. Poi magari nel contesto totale, magari il nostro Handanovic è ancora più forte. Allora, passiamo poi alla difesa. Parliamo di Miranda. Miranda voto 6, ha fatto il suo, qualche cappellata l'ha sempre fatta, sbaglia qualche contrasto, sbaglia i tempi del movimento. E questo favorisce, diciamo, gli inserimenti di Insigne, Mertens, Caleon e chi più ne ha più ne metta. Anche i centrocampisti del Napoli sono proposti in avanti, quindi il Vahiri, Haaland e Zielinski, che ha sostituto chi era quello che non ha giocato oggi, Jorginho mi sa. Comunque la partita è stata abbastanza equilibrata da questo punto di vista, quindi a Miranda voto 6, niente di che. Skriniar 8, perché do 8? Perché il Napoli è una squadra che porca puttana ci sta sempre alle costole, a tutte le squadre di Serie A sta sempre alle costole, ai calcagni, riesce in maniera proprio così facilmente a arrivare davanti alla linea difensiva. E quindi Skriniar, porca troia, ma che giocatore abbiamo, ragazzi? Ma che giocatore abbiamo? Mi sembra il Walter Samuel dei tempi d'oro. È un cazzo di fenomeno, ragazzi. È un cazzo di fenomeno. L'unica nota che fondamentalmente mi preme di ricordarvi è che lo abbiamo acquistato per una cifra intorno ai 7-8 milioni di euro. Il suo valore adesso si aggira intorno ai 70 milioni di euro, 65 milioni. Quindi dico io, sti cinesi del cazzo, ma avendo un giocatore del genere in rosa, secondo voi vogliono fare plusvalenza o ce lo lasciano godere per tanti altri anni? Secondo voi, proprio una vostra opinione. Secondo me, dato che sono abbastanza tirchi, fra un poco Skriniar se ne andrà e quindi resteremo fottuti nuovamente. Prendiamo un sacco di soldi, ok, ma questi soldi verranno reinvestiti giustamente sul mercato o acquistiamo degli altri bidoni come Gabigol, come non so, anche João Mario, Kondogbia, lo stesso Brozovic, che ne dite? Speriamo che non sia così. Andiamo ancora avanti. La difesa abbiamo avuto D'Ambrosio. D'Ambrosio voto 5,5. Niente di che, non arriva per me alla sufficienza perché, diciamo, gli mancano proprio le caratteristiche del palleggio, cross sbagliati. Si impegna tantissimo, questo non possiamo negarlo. Però è un attaccante, cioè è un terzino, volevo dire, che non ha le qualità per poter stare nell'Inter. Quindi per me sarebbe una sorta di
di panchinaro, proprio della panchina lunga, ecco, da considerarlo soltanto in momenti di necessità. Quindi nell'Inter del futuro io non lo vorrei. Passiamo all'altro terzino. L'altro terzino è João Cancelo. Cancelo ha giocato benissimo. Per me ha giocato benissimo. Quindi voto 6 e mezzo. Scusate. Però c'è da dire che anche lui fa delle cappellate. Appunto non arriva al 7 perché ha giocato bene, sì, quindi si è proposto in avanti, ha fatto delle giocate favolose, ma diciamo non arriva al 7 perché porca troia, sbaglia delle cose inutili, facili, che ce la possono mettere in culo. Poi chi ci sono stati? Gagliardini, voto 5 proprio così, non mi è piaciuto, non mi è piaciuto per niente. Non è lui il centrocampista che ci serve. L'altro centrocampista è stato Rafinha. Rafinha a me è piaciuto. Si vede che non ha i 90 minuti, però non è colpa sua. Non possiamo fargliene una colpa. Ma si vede che è l'unico giocatore in grado di palleggiare. E poi c'è stato Brozovic. Brozovic per me è stato veramente un ottimo giocatore in questa partita. Cioè si è destreggiato bene, ha fatto il suo, ha lottato, ha corso, si è impegnato. E qua porca troia mi incazzo. Perché mi incazzo? Mi incazzo perché Brozovic, porca troia, è bravo. Ma poi perché si addormenta e scompare per partite intere? Che cazzo ha questo giocatore? Che minchia ha? Cos'è? Non dorme bene la notte? Non mangia bene? Non gli piace cosa gli danno da mangiare? Non so. Ditemi voi, che cazzo ha Brozovic? Perché alterna partite che porca vacca è un top player, diciamo, insomma, certo, non è ai livelli di, non so, Stankovic, però dico, porca vacca. E poi partite che diventa proprio una merda, la presento una merda proprio con i piedi, con gli scarpini. Sì, esatto. Quindi a me è piaciuto, voto 6 e mezzo. Andiamo all'attacco, andiamo all'attacco e qui ci facciamo le risate. Icardi, senza voto. Perché Icardi ha giocato in questa partita? Ragazzi, l'avete visto? Ma giocava? O eravamo in 10? Voi che ne dite? Eravamo in 10 o giocava Icardi? Bah, io non l'ho visto. Quindi secondo voi è un campione Icardi? Voi dite sì, ma non è stato servito. Ma voi vi ricordate qualche anno fa i vari Crespo, i vari Cruz, Adriano, Ibrahimovic? Da chi cazzo venivano serviti? Io non mi ricordo che venivano serviti con questi cross continui. Io non mi ricordo l'Inter con una squadra che faceva cross a destra e a manca. Io mi ricordo l'Inter giocava palla alla sfonda Ibrahimovic, si girava, faceva quattro delle sue minchiate, passaggi al volo, cazzi e mazzi. Fucilate da fuori area e gol. Crespo lo stesso, Cruz lo mettevi in aria, testa, stop, era sempre là. Icardi è un buon giocatore, ma non è un campione, mettetevelo in testa, i campioni sono Higuaín, sono Dybala, sono, non so, anche lo stesso Mandzukic che mi piace, Dzeko si è perso, che in un attimo vi cambiano la partita, è da così a così e quindi questi sono i campioni. Non Icardi, che è un buon giocatore, ma se non è servito è un goleador, se non è servito non fa un cazzo. Altra cosa importante di cui parlare è, diciamo, Perisic. Perisic, voto 4. Perisic ha fatto cagare anche lui come Brozovic, ma che minchia ha? Cioè è allergico all'erba di Milano, non so, gli scarpini stretti, che cazzo hanno questi giocatori? Perché sono scomparsi? Tre partite, quattro partite di fila proprio mostruose e poi ciao, ciao, non ci siamo visti, non ci siamo conosciuti, ma non lo so. E poi Candreva, Candreva 6 e mezzo, si è impegnato, ma niente di che. Niente ragazzi, il Milan ha avuto un culo aperto come una casa, perché è riuscito a vincere all'ultimo minuto, porca puttana, Kulovic si è trasferito da lui, come dice Luca Mastrangelo. Quindi per me è stata una partita abbastanza equilibrata, certo sul possesso palla ci hanno distrutti, però vi lascio un quesito finale. Ma Spalletti ha avuto ragione a dire che l'Inter non ha qualità? Cioè, ovvero, ha fatto bene a dirlo pubblicamente? O questa mossa ci ritorcerà contro? Perché lui si è in qualche modo sfogato, se vedete l'intervista su Sky, ha detto che l'Inter non ha qualità.
qualità di possesso si intende, no? Quindi non ha qualità dal punto di vista del possesso palla, del palleggio, del fraseggio, del dribbling e di tutte queste minchiate che alla Barcellona, ecco, quella che il Napoli invece proprio predilige fare. Secondo voi è vero? Per me è vero, per me è assolutamente vero, però dirlo pubblicamente non ha un esito negativo nei confronti della nostra Inter? Per me assolutamente sì. Per voi, appunto, tutto sta al quesito che vi pongo. Rispondetemi in tanti, commentate qui sotto. Una cosa importante da fare, ragazzi, è iscrivetevi al canale, per favore. È importante per darmi motivazione per continuare il mio percorso, questa mia nuova avventura su YouTube. Mettete mi piace, commentate, fate tutto quello che volete. Nella gioia del dolore, all'Inter giura d'amore. Per oggi è tutto, ciao da Zelagod e speriamo di vincere la prossima partita. Abbiamo una partita in meno, ricordiamoci, quindi se dovessimo vincere la partita in meno ci portiamo a meno 1 dalla Roma e a più 3 dal Milan. Stacchiamo la Lazio, quindi ragazzi, ancora la lotta per il quarto posto è aperta. Amala sempre e ciao a tutti.